Oh, ecco, mi pareva mai che si possa fare due passi tranquilli. Mi hanno beccata. La zecca non ci azzecca. Le zecche sono parassiti dei mammiferi. Possono essere ospiti di animali selvatici, domestici e, se capita, anche dell'uomo. Ma dove possiamo trovare le zecche? Vivono in montagna, in collina e pianura, soprattutto là dove vivono animali selvatici e domestici. In quali habitat si trovano? Si trovano sull'erba e nella lettiera, soprattutto nei boschi, in ambienti umidi e freschi. Non saltano e non volano. Aspettano il passaggio di un ospite per il pranzo. Perché bisogna farci attenzione? Le zecche di per sé non sono pericolose, ma possono essere portatrici di batteri o virus nocivi per l'uomo. Per esempio, trasmettere malattie pericolose, tra cui la borreliosi o malattia di Lyme e l'encefalite da zecca o TBE. Cosa fare per proteggersi dalle zecche? Innanzitutto, prevenire la puntura della zecca. Ma anche prevenire la puntura della zecca. Insomma, è meglio prevenire la puntura della zecca. Ma la prevenzione da sola non basta. E quindi, punto 2. Controlla bene il tuo corpo dopo le escursioni e rimuovi eventuali zecche presenti. Ehi, psst! Il primo punto è il più importante. Vediamo quindi cosa fare per prevenire la puntura della zecca. Indossa calzettoni e pantaloni lunghi, preferibilmente chiari. Tratta la pelle e gli indumenti con repellenti. Non lasciare l'equipaggiamento a terra. Quando arrivi a casa, fai una doccia per rimuovere le zecche non ancora attaccate. Controlla il corpo per verificare se ne hai di attaccate. Controlla soprattutto la vita. Le caviglie, le braccia, le gambe, il collo. Sono facili da individuare? Non molto. Ricorda che hanno dimensioni da pochi millimetri a un centimetro. Se ti trovi a dover affrontare il punto 2, non è una buona idea utilizzare del ghiaccio, fuoco, alcol, olio, perché faciliti in questo modo la trasmissione di eventuali malattie. Puoi togliere la zecca utilizzando semplici pinzette, oppure le pinzette apposite, afferrando la zecca ed effettuando una leggera torsione per poi pulire l'area con disinfettanti incolore. Rivolgersi al medico se compaiono sintomi quali arrossamenti del cute, mal di testa, febbre anche lieve, dolori articolari, muscolari o altri disturbi. Ma la cosa migliore è prevenire la puntura della zecca. La natura non è maligna né benigna. L'importante è imparare a conoscerla.